Come l'ambiente urbano influenza la nostra salute? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ben ritrovati, sapete benissimo come il tema dell'ambiente mi stia particolarmente a cuore, abbiamo fatto tantissime trasmissioni sull'argomento, ci ritorniamo oggi grazie alla presenza con noi in trasmissione del professor Prisco Priscitelli, epidemiologo, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA. Grazie professore di essere nostro ospite. Salve a tutti. Allora, professore, si è da poco concluso a Catania, uno dei tantissimi che voi organizzate e partecipate a livello nazionale e anche internazionale, un convegno sul tema della salute globale, il cui obiettivo è stato quello di attivare appunto sinergie tra ambiti disciplinari di ricerca e campi di azione tra ricercatori, amministratori, esperti e studenti, al fine di discutere le possibili visioni per un migliore approccio sistemico nella gestione delle risorse urbane e naturali, nell'ottica appunto di migliorare la salute del nostro pianeta. Di questo si occupa in prima battuta quotidianamente la SIMA, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale, che mi farebbe tantissimo piacere lei presentasse all'inizio di questa trasmissione ai nostri telespettatori, professore. Grazie. La Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, è nata nel 2015 proprio per interessarsi di tutte quelle tematiche salute e ambiente che sono state ricordate appena 2 giorni fa nell'Environmental Health Day, la giornata mondiale della salute ambientale, salute ambiente. E noi abbiamo un comitato scientifico multidisciplinare in cui per la verità i medici non sono la maggioranza, proprio perché il tema salute e ambiente va affrontato con specialisti di vari settori, dai chimici ai fisici, agli ingegneri, ai biologi, ai geologi. Quindi effettivamente, persino ai giuristi e agli economisti, chi si occupa di economia circolare, effettivamente una società scientifica che ha un approccio multidisciplinare, quindi aperta a varie professionalità, dove sicuramente la lettura sanitaria del dato ambientale è caratterizzante, e nella prospettiva dell'approccio One Health, che è appunto il titolo della conferenza in corso di svolgimento, ormai quasi alle battute di chiusura, a Catania presso l'Aula Magna dell'università. E l'approccio One Health è qualcosa che interconnette la salute umana con tutto quello che è il contesto in cui l'essere umano è inserito. Appunto, è In molto particolare, importante. il focus della conferenza è stato sulla resilienza urbana, quindi sulla salute urbana, e ha visto la partecipazione di esperti di primo piano come Mark Neuhausen, il direttore dell'ISG Global, l'Istituto Globale di Barcellona, già presidente dell'ISEE, la società internazionale di epidemiologia ambientale, e Carlos Dora, il presidente della International Society of Urban Health, che è giunto peraltro in persona da Ginevra a Catania, decantando peraltro anche le bellezze della città e della Sicilia. Ecco, professore, voi avete fatto uno studio approfondito in cui si cerca appunto di evidenziare la necessità di intervenire su quelli che sono i nostri territori, quindi i luoghi in cui viviamo e il modo in cui viviamo in questi territori, per cercare di ottimizzare sia quello che parliamo poi in questo periodo è molto di moda, considerato il caro bollette, quindi il risparmio di tutte quelle che sono le fonti di energia, ma anche per migliorare la qualità della nostra vita e di conseguenza della nostra salute.
Sì, noi abbiamo promosso in questi anni diversi studi. Uno ha riguardato per esempio il peso del trasporto su gomma nel nostro paese e l'impatto sulla salute e anche sui costi sanitari. Uno più recente ha evidenziato come tra Italia e Spagna, su un totale di 28, di 18 città, nelle aree in cui c'era maggiore disponibilità di verde urbano ci sono stati meno casi e meno morti addirittura per Covid, ma quel che bisogna ricordare è che ogni anno, secondo il rapporto annuale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, la mortalità evitabile attribuita direttamente all'inquinamento atmosferico per l'Italia e solo per l'Italia è pari a 77.000 morti evitabili direttamente collegati all'inquinamento atmosferico, che è l'impatto che ha avuto la pandemia Covid nel primo drammatico anno. Quindi non è possibile utilizzare due pesi e due misure solo perché non esiste un test diagnostico per accertare i danni alla salute causati dall'inquinamento, in particolare dall'inquinamento atmosferico. E poi il contesto, il tessuto urbano in cui siamo inseriti fa molto in questo senso, quindi come determinante ambientale della salute. Ecco, professore, noi abbiamo anche un'immagine che adesso le facciamo vedere insieme perché dà un po' il sentore di quello che potrebbe essere, per esempio, uno dei fattori importanti di riduzione dell'inquinamento, cioè l'aumento delle piste ciclabili e quindi l'utilizzo ovviamente delle biciclette come mezzo di trasporto. Certo, come vedete, purtroppo la nostra capitale, ma insomma in qualche modo anche le città italiane, a parte alcune eccellenze, penso per esempio a Ferrara, Ravenna, alcune città note per l'utilizzo della bicicletta, ma anche altre del centro-nord, sono posizionate in delle classifiche tutto sommato di media europea per disponibilità di pista ciclabile e utilizzo della bicicletta, che è uno dei modi per una mobilità urbana più sostenibile, mentre la capitale come Roma è la peggiore capitale in tipo di performance in Europa. Ma quello che questo grafico non fa vedere è che se ci fosse un aumento del 24,5% delle piste ciclabili in Europa, noi avremmo 10.000 morti evitabili dovute all'inquinamento atmosferico direttamente. E poi probabilmente possiamo mostrare anche l'immagine successiva che fa riferimento al target OMS, per cui se ci fosse, l'Organizzazione Mondiale ha calcolato che se ci fosse una disponibilità di accesso al verde pubblico calcolato dall'OMS in circa 5.000 metri quadri di verde pubblico a distanza di 300 metri dagli agglomerati urbani, quindi se i nostri quartieri affacciassero su grandi parchi urbani, come effettivamente è possibile che accada in alcune città, anche a Roma, per esempio, penso a Villa Doria Pamphili, ma per esempio penso al Bosco di Cambre nella città di Bruxelles e così via, e noi avremo a livello europeo circa 43.000 morti in meno. Questo, insomma, è un dato veramente d'impatto, soltanto aumentando la possibilità di accesso alle aree verdi. È un dato che fa riflettere. Se poi noi pensiamo che oltre la metà delle emissioni nocive per la nostra salute, perché fonte di particolato atmosferico, quindi il PM10 e PM2,5 e il particolato ultrafine che nemmeno possiamo misurare, ma sono anche emissioni climalteranti delle nostre città, è dovuto, quindi oltre la metà, alle emissioni dei riscaldamenti urbani. Capiamo bene che intervenendo in senso di efficientamento energetico e cambiando la metodologia dei nostri riscaldamenti potremmo drammaticamente impattare in maniera positiva sulle conseguenze per la salute.
Ecco, professore, non le sembra però paradossale che si parli ovviamente di quanto tutto ciò che noi utilizziamo per riscaldarci e rifrigerarci, quindi riscaldamenti e condizionatori, impattino negativamente su quello che è l'ambiente e se ne discuta poi paradossalmente solo quando entra nel sistema la questione bollette, mentre non si affronta mai la questione da un punto di vista di impatto ambientale. Io credo, e poi l'ho visto anche, voglio dire, in questa ultima campagna elettorale, si è davvero molto poco parlato di ambiente. Se ne è parlato poco e probabilmente solo affrontando il tema energia. Sul tema energia però adesso scontiamo il ritorno ai fossili dettato dalla congiuntura internazionale e bisognerebbe invece puntare sulle rinnovabili e sull'idrogeno prodotto attraverso le fonti rinnovabili per avere soluzioni a medio-lungo termine. Ecco, voi come Sima avete più che mai puntato su un termine che è stato utilizzato anche moltissimo nel corso di questo convegno, che è One Health. One Health inteso come approccio sistemico alla gestione dei sistemi sanitari e delle risorse affinché la salute dell'uomo resti ovviamente e naturalmente intimamente connessa a quella degli altri esseri viventi e degli ecosistemi. Questo è un vostro cavallo di battaglia, devo dire che anche è stato da sempre uno dei nostri obiettivi all'interno di Medical Excellence. Ecco perché sono particolarmente contenta della sua presenza e mi auguro anche una partnership tra Medical Excellence TV e la Sima, proprio Grazie. perché portiamo avanti questi obiettivi comuni. Va bene, vorrà dire che possiamo aumentare il numero delle presentazioni delle nostre ricerche e se vuole anche di approfondire i vostri spettatori. Grazie. Assolutamente. Mi dica, professore, allora facciamo conoscere alla gente a casa cosa intendiamo ovviamente per One Health, cioè quindi questo approccio migliore per far sì che l'uomo possa convivere con tutto il resto dell'ambiente esterno in maniera più ottimale. Come dicevamo prima, One Health è una definizione per dare in maniera molto sintetica l'idea che la nostra salute, quindi la salute dell'uomo, è interconnessa con tutta quella che è la salute planetaria, la cosiddetta planetary health, quindi tutto quel che accade, per esempio, nello smaltimento dei farmaci. Gli antibiotici che vanno a finire nelle acque reflue ce lo ritroviamo in che cosa? In quel che viene dato da mangiare e da bere agli animali che poi ritornano nella nostra catena alimentare. Questo è un tipico esempio pratico, al di là delle definizioni teoriche, per far capire un po' agli spettatori cosa intendiamo quando parliamo di One Health e di come tutto è collegato. D'altra parte l'abbiamo visto durante la pandemia, al di là del fatto che possa essere originata o meno da una zoonosi, ma lo stiamo vedendo con altre situazioni che i cambiamenti climatici stanno apportando, aumentando per esempio la popolazione di alcuni insetti dannosi e forieri di malattie nel nostro paese, come in altri paesi, come negli Stati Uniti, fatti insomma di cronaca e di attualità. Quindi, come vedete, tutto è interconnesso. Per questo oggi si tende a parlare di approccio One Health e non a parlare semplicemente di salute umana o di stato dell'ambiente, perché è collegato e interconnesso anche quella che è la salute veterinaria e la salute ambientale. Professore, lei tra l'altro è anche un epidemiologo, quindi più che mai lei sa benissimo quanto tutto questo incide poi a livello epidemiologico sulla società. Voi avete fatto, l'ho accennato poc'anzi, ma mi piacerebbe approfondirlo, considerato che adesso siamo in autunno e temo un ulteriore aumento dei casi di Covid, soprattutto con Omicron 2. Lei ha citato uno studio in cui si evidenzia che i luoghi in cui c'è una minore presenza di verde, in qualche maniera Hanno più casi di COVID. ha inciso su questo.
mai, secondo lei? Ma non è soltanto uno studio SIMA, anche degli studi proprio pubblicati, ovviamente all'inizio della pandemia, pubblicati dal gruppo di Tor Vergata del professor Becchetti, che è appena reduce dalla settimana dell'economia di Papa Francesco d'Assisi con qualità di organizzatore, che guardavano più da un punto di vista dell'economia circolare. Ma poi ci sono stati che appunto avevano calcolato che nelle cosiddette aree parco in tutta Italia si registravano molti meno casi e morti di Covid. Quella è stata una prima evidenza. Poi ci sono stati centinaia di studi, 110 esclusivamente pubblicati nello special issue che SIMA ha promosso e ha aperto su una grande rivista scientifica che si chiama Environmental Research, pubblicata dall'SVR, un grande impact factor, e dedicato appunto al tema della air quality e Covid-19, qualità dell'aria e Covid. SIMA ha aperto anche un gruppo di ricerca internazionale legata alla rivista Environmental Research, la RESCOP Commission, il gruppo di ricerca sul particolato atmosferico e Covid, a cui partecipava persino John Ioannidis, che è l'autore più citato della storia da quando esiste il mo nostro motore di ricerca medica PubMed, e con cui poi abbiamo pubblicato un grande lavoro di review di tutti i 110 articoli emersi. Abbiamo avuto il formale inserimento da parte dell'OMS e del CDC americani della cosiddetta Airborne Transmission Route tra le vie di trasmissione, quindi non solo quella per contatto ravvicinato, le famose goccioline di cui si iniziava a parlare già da subito, oltre che per il contatto con oggetti contaminati, via di trasmissione che è stata invece ridimensionata con l'andare del tempo dall'OMS e dal CDC, è stata inserita questa Airborne Transmission Route, che è appunto una via di trasmissione aerea, che significa che il veicolo del vento e del particolato atmosferico che comunque esiste tra una persona e l'altra, è possibile che il virus possa viaggiare molto più lontano di 1 metro o di 2 metri, che era la distanza inizialmente consigliata. Questo però non deve farci entrare nel panico perché come sappiamo, il coronavirus ha subito le mutazioni rispetto alla prima ondata. D'altra parte, come qualsiasi organismo biologico, anche i virus sono programmati per seguire le strategie che ne favoriscono la sopravvivenza, e sicuramente quella di uccidere l'ospite, neanche per un virus, è una strategia che paga perché interrompe poi la catena di diffusione, per cui anche biologicamente ai microrganismi e ai virus, che non lo sono nemmeno del tutto, conviene adattarsi in maniera da mitigare la capacità di letalità per favorirne la diffusione. Se le mutazioni continueranno in questa direzione, potremo realmente, come in passato accadeva per i coronavirus influenzali, concentrare la nostra azione preventiva, come per esempio sta accadendo per la strategia vaccinale, sui soggetti maggiormente a rischio. Ricordiamoci che questo è comunque importante, anche se va diminuendo la letalità, per fortuna, del coronavirus, per cui niente panico e continueremo ad essere vigili da un punto di vista epidemiologico. Professore, in chiusura, le prossime tappe della SIMA, io vi sto vedendo in prima linea anche in una sorta di campagna per far sì che non ci sia più differenza tra ora legale e ora solare. Avete davvero iniziato una sorta di raccolta firme affinché si possa arrivare anche a questo. Ma avete tanti altri progetti, immagino. Ma sicuramente le progettualità di ricerca sono tante e contiamo anche di potenziare uno degli asset per il prossimo anno, la nostra capacità di collaborazione in Sicilia, in particolare con l'Università di Catania, in particolare per esempio con l'Istituto di Anatomia Patologica, con il professor Cristoforo Pomara, con cui abbiamo pubblicato quest'anno un editoriale su Lancet Regional Health Europe, e abbiamo in corso
alcuni studi interessanti. E per quanto riguarda l'ora legale, è una proposta che noi abbiamo lanciato in concomitanza della crisi energetica, perché la stessa ora legale ha una storia legata alle crisi energetiche, è stata adottata durante la Prima Guerra Mondiale per la prima volta proprio per questo motivo, riadottata nella Seconda Guerra Mondiale sempre per risparmiare energia, e poi il suo utilizzo è esploso, tra virgolette, durante le crisi energetiche degli anni 70. Quindi non si vede perché non si possa affrontare il problema adesso. E tanto più che il Parlamento europeo si era espresso per la fine del doppio cambio orario, e la Commissione europea ha varato una direttiva appunto per porre termine a questo doppio cambio orario. I cittadini europei si erano espressi in una consultazione che aveva visto un 4% a favore di questa proposta su 4 milioni e 600 mila persone che avevano partecipato, quindi non proprio poche a livello europeo, e tant'è vero che la petizione raccolta da Sima ha raccolto 55.000 firme in 8 giorni su change.org, classificandosi tra il 2% delle petizioni più firmate, ma soprattutto oltre ai vantaggi energetici e a quelli, perché uscire dal lavoro, dalla scuola, dall'università e trovare ancora un po' di luce solare al pomeriggio, quindi non col buio alle 15:30 di gennaio, perché poi di quello che stiamo parlando, di dicembre, di luglio, in cui abbiamo le maggiori differenze. Quindi 15:30, 16 fa buio in inverno pieno con l'ora solare, avremo luce fino alle 16:30, 17, e significa guadagnare tempo per fare attività fisica, quindi investire del tempo nella propria salute. Significa, secondo studi americani, ridurre la probabilità di subire violenze o rapine uscendo dagli uffici, dalle scuole, dalle situazioni di lavoro, secondo dati dell'FBI di uno studio pubblicato nel 2017. E poi c'è anche un altro vantaggio, perché noi, oltre a risparmiare kilowattora e quindi denaro, quindi 500 milioni di euro l'anno è la nostra stima, per circa 500 mila, 420, 500 mila, 500 milioni di kilowattora, noi avremmo anche 200.000 tonnellate di CO2 risparmiate in un anno, che è l'equivalente di circa 5-6 milioni di alberi piantati in un anno, e non, quindi in termini di riduzione di emissioni climalteranti. Questo per farvi capire l'impatto di una misura molto semplice e che costerebbe probabilmente un piccolo sacrificio, nel senso che in alcune aree più occidentali del paese noi usciremo di casa la mattina non col pieno sole, ma con l'alba, ma questo sarebbe limitato esclusivamente, ripeto, tra la metà di dicembre e il mese di gennaio, a fronte di tutti questi altri vantaggi. Poi la scelta è sempre tra quello che è più vantaggioso per tutti. Sono veramente d'accordo. Guardi, professore, la stupisco alla fine di questa trasmissione. Noi ancora non ci conoscevamo, ma lei deve sapere che noi siamo tra i promotori, abbiamo condiviso la vostra raccolta firma su Change.org e anche su Medical Excellence, l'abbiamo condivisa, l'abbiamo promossa. Quindi, insomma, abbiamo contribuito nel nostro piccolo a fare sì che tanti siciliani la votassero. Proprio In perché piena la sintonia. Ci condividiamo. E siamo in piena sintonia, quindi io professore la vedremo ringrazio, presto, allora. ringrazio. Vediamo presto, ringrazio il professore Prisco Piscitelli, epidemiologo e vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale SIMA. Grazie ancora, buon lavoro e grazie a tutti voi di aver seguito il nostro MedEx News.